innanzitutto le sensazioni di questo test, rapportandole ovviamente al prossimo appuntamento che può segnare la continuità in questo periodo di campionato? Siamo all'inizio, però le buone sensazioni ci sono state alle sotto. Sì, è stato molto utile perché era sicuramente è un'ottima squadra. Abbiamo giocato contro un'ottima Serie C che abbiamo visto ci ha messo in difficoltà in molte cose dove ci serviva di lavorare. Quindi ecco, queste amichevoli sono sempre utili. Ancora noi siamo all'inizio della stagione, abbiamo bisogno di continuare a provare le nostre cose e c'è bisogno di prendere fiducia nel lavoro che stiamo facendo, quindi ben venga. Su quale aspetto in particolare dovete migliorare? Sì, ecco, sicuramente il nostro stile di gioco ha bisogno di essere molto rodato e infatti si vedono già buone cose. È un sistema di gioco in cui la palla comunque va nelle mani di tutti e quindi ha bisogno di essere allenato molto. Però è anche il modo più efficace per giocare, quindi ci piace questo tipo di lavoro e speriamo che i frutti siano sempre maggiori. Curato, la prima partita è stata entusiasmante anche per voi, per il pubblico che è stato presente. Adesso c'è un altro impegno a Pozzuoli, una squadra magari non acclamata, però ha dato il filo da torcere a Taranto e lì sarà sicuramente complicato vincere, visto anche il campo e l'ambiente che troverete. Già più o meno ti faccio un'idea di quello che è il prossimo avversario. Allora, dobbiamo ancora iniziare a vedere bene nel dettaglio la prossima squadra. E comunque abbiamo visto che è una squadra che è andata a Taranto, come dicevi te appunto, che è una squadra con giocatori importanti e ha fatto la sua partita. Quindi diciamo che è un girone dove rischi con tutti, le squadre sono livellate, quindi andrà preparata adesso in settimana nel modo giusto. E sarà una trasferta difficile come tutte in questo girone. Riprova un po' il capo di Rosito in casa contro Sant'Antimo. Esatto. Della qualità di Sant'Antimo, lo dici? Sì, no. Sant'Antimo secondo me è un'ottima squadra e infatti ecco con Roseto ha dimostrato che è una squadra che può vincere con tutti. Ma se questo campionato negli anni l'abbiamo visto che non esistono squadre che si battono facilmente, non esistono più le squadre materasso. Però vincere il derby vi darebbe maggiore autostima, maggiore anche consapevolezza dei tuoi mezzi? Sì. Sicuramente la fiducia si prende dalle vittorie, quindi sicuramente più vinci, più prendi fiducia, più se le cose vanno bene riesci a lavorare meglio sicuramente. Quindi la fiducia fa parte delle stagioni. Ci sono stagioni in cui fai fatica a prenderla, stagioni che fai una stagione più del dovuto perché ci sono state le vittorie giuste al momento giusto. Quindi sicuramente sì. Sì, il nostro coach non ha bisogno di commenti da parte mia, è uno che ha vinto campionati su campionati e io è la prima volta che ho la fortuna di averlo, ho visto e capisco il motivo. È uno che sta sempre sul pezzo, corregge ogni minima cosa e infatti la sua carriera ecco, l'ha dimostrato.